Salve, sono Zoltan Varga, co-produttore di Re Artù, gioco sviluppato da Neocore Games. Nei prossimi video vi mostreremo come è stato realizzato il gioco e vi aggiorneremo con le notizie più rilevanti. Quindi vi fornirò una visione generale del gioco, spiegando l'innovativo concetto di Role Playing Wargame. Diamo un'occhiata insieme. Benvenuti nella mappa di campagna, una rappresentazione in scala della leggendaria Britannia. Nella campagna principale rappresenti Re Artù e il tuo obiettivo sarà unificare le province del regno. Ma questo gioco è molto più che un semplice gioco di strategia. Ha alle spalle un copione e un sistema di esperienza tipici dei giochi di ruolo. Lo definiamo quindi un role-playing wargame, cioè un gioco di strategia con grandi battaglie in tempo reale in cui avventure, magia ed eroi giocano un ruolo fondamentale. I tuoi eroi sono i cavalieri della tavola rotonda, che dirigono i tuoi eserciti conquistando territori uno dopo l'altro. Prendono parte ad avventure, acquisiscono esperienza, sviluppano nuovi talenti, lanciano incantesimi e usano oggetti magici. Possono essere assegnati come governanti ai territori conquistati e le loro abilità influiscono sulla crescita e prosperità della provincia. Tu puoi anche organizzare il loro matrimonio con una delle dame di corte e partecipare con loro alle battaglie in tempo reale negli splendidi scenari di battaglia. Ci sono molte località uniche sulla mappa in cui troverai interessanti avventure per i tuoi cavalieri e i loro eserciti. In ogni avventura, il cavaliere scelto deve prendere delle decisioni con un sistema simile a quello usato nei libro game, nei quali ti venivano descritte le situazioni e tu decidevi come proseguire, dando vita ad avventure personalizzate. Per avanzare nella campagna dovrai superare le missioni, avventure speciali in cui le tue decisioni, oltre a influire sul corso degli eventi, determineranno il tipo di governante che tu, Re Artù, diventerai. Ogni decisione che prendi influisce sulla tavola della moralità e sul destino di Re Artù. Puoi diventare un re cristiano o un seguace dell'antico credo, un governante onorevole o autoritario. Man mano che la tua moralità si evolve, ottieni nuovi eroi, incantesimi e abilità e determini le tue future alleanze. È così che il giocatore forgia il suo destino. Dovrai anche governare sul tuo popolo. Puoi dettare leggi e decreti, ricercare potenziamenti economici. Le province producono due tipi di risorse, cibo e oro, le fondamenta dell'economia del gioco. Fonderai o conquisterai fortezze, città magiche costruite in punti sacri della Britannia. Puoi costruire impressionanti edifici nelle fortezze che le renderanno uniche. Una di esse sarà la leggendaria Camelot, ma ve ne sono ben tre in più. La maggior parte dei conflitti non potranno essere risolti pacificamente. Dunque, dovrai combattere battaglie in tempo reale, in scenari enormi, con migliaia di soldati e incantesimi. Vediamo cosa possono offrirti le battaglie di King Arthur. Il terreno svolge un ruolo tattico molto importante. Ogni vallo, foresta o collina può essere sfruttata per ottenere la vittoria. E sono molti i luoghi importanti di ogni scenario. Monumenti spettacolari, paesi, monasteri o piccole capanne di pescatori. Svariate postazioni strategiche la cui occupazione ti conferirà potenti incantesimi e determinerà il vincitore. Per esempio, il monumento del re Pendragon ti permette di impiegare il devastante incantesimo del raggio contro l'esercito nemico. Avrai a tua disposizione una gran varietà di fantastiche unità in battaglia. Il gioco usa un sistema sasso-carta-forbice, per cui differenti unità dispongono di differenti vantaggi e svantaggi. I personaggi più importanti della battaglia sono senza dubbio gli eroi. Non solo sono guerrieri letali, ma possono persino ricorrere a potenti incantesimi che determinano il modo in cui lotterai. Puoi invocare nebbia o tormenta per accecare gli arcieri nemici, puoi bruciare o maledire i soldati avversari, curare le tue truppe, teletrasportarle dietro le linee nemiche, o persino aprire un portale al mondo sovrannaturale e inviarvi le truppe nemiche ad affrontare il proprio destino. Dunque, cosa ha da offrirci Re Artù? Fantastiche battaglie e luoghi mistici, possenti soldati, abili eroi, grandiosi incantesimi, mostri sovrannaturali e soprattutto un divertimento mai visto prima. Ti offriamo una serie di video che ti mostreranno tutte le caratteristiche di Re Artù, il role-playing wargame.
Grazie e a presto.